Bentornati sul canale, oggi commentiamo la liturgia di lunedì 17 luglio 2023. Lasciato alle spalle il testo del Genesi, questa settimana cominciamo il testo di Esodo. È ovviamente una storia in continuità. Il testo del Genesi, dopo averci raccontato nei primi 11 capitoli le origini del mondo e dai capitoli 12 in poi le origini del popolo con la elezione, con la scelta di Abramo, ecco che ci racconta nel suo finire con la storia di Giuseppe come il popolo eletto, il popolo separato da Dio è finito in Egitto. Ecco perché ci deve spiegare questo passaggio non da poco. Il testo di Esodo, appunto dalla parola l'uscita, il testo ci racconterà l'uscita, ma in realtà il testo di Esodo non ci racconta soltanto l'uscita, ma ci racconta la creazione del popolo. Certo, la prima parte è dedicata proprio all'uscita dall'Egitto, l'incontro al Sinai, molto importante, il peccato, il primo cammino nel deserto con il peccato e poi anche l'organizzazione delle istituzioni, l'ultima parte del testo di Esodo di Israele, in particolare con la tenda dell'alleanza. Qui abbiamo nell'inizio del capitolo primo il cambio di verso, un faraone che non conosce più Giuseppe diventa ostile nei confronti del popolo e riduce questo che era stato un popolo accolto con amicizia a un popolo sostanzialmente in schiavitù. La condizione cambia. Ed è, notatelo, lo vedremo anche nei prossimi giorni, Dio è assente. Non c'è niente, c'è soltanto la persecuzione che con mano pesante diventa sempre più insopportabile agli israeliti. Il Salmo 123-124 racconta un po' una situazione di questo tipo. Se il Signore non fosse stato per noi, se il Signore non fosse stato per noi quando eravamo assaliti, allora ci avrebbero inghiottiti vivi. Siamo stati liberati come un passero dal laccio dei cacciatori, il laccio si è spezzato e noi siamo scampati. Il testo invece del Vangelo conclude l'invio missionario e con, diciamo così, alcune riflessioni molto famose, ma da commentare insieme, lo facciamo dopo averlo ascoltato. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi apostoli: non crediate che io sia venuto a portare pace sulla terra. Sono venuto a portare non pace, ma spada. Sono infatti venuto a separare l'uomo da suo padre e la figlia da sua madre e la nuora da sua suocera, e i nemici dell'uomo saranno quelli della sua casa. Chi ama padre o madre più di me non è degno di me. Chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Chi non prende la propria croce e non mi segue non è degno di me. Chi avrà tenuto per sé la propria vita la perderà, e chi avrà perduto la propria vita per causa mia la troverà. Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Chi accoglie un profeta perché è un profeta avrà la ricompensa del profeta, e chi accoglie un giusto perché è un giusto avrà la ricompensa del giusto. Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli perché è un discepolo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. Quando Gesù ebbe terminato di dare queste istruzioni ai suoi 12 discepoli, partì di là per insegnare e predicare nelle loro città. Non pace, ma spada. Ora, nessuno di noi penso voglia il giudizio della spada, il giudizio guerresco della spada. Gesù però dice: non crediate che. Mette in guardia dunque da una specie di Dio risolutore dei nostri problemi a basso costo, a basso impatto. Gesù è venuto a esporre la nostra vita e quello che significa nelle sue conseguenze, cioè il seguire Lui esponendo la nostra vita, significa proprio assumersene anche la responsabilità e le conseguenze. Ma subito dopo
avverte: chi ama il padre e la madre più di me non è degno di me, chi non prende la sua croce non è degno di me, chi avrà tenuto per sé la propria vita la perderà. Insomma, chi non avrà deciso per me o avrà anteposto qualcosa a me in questa vita, beh, io mi regolerò di conseguenza. Nello stesso tempo, chi accoglie un profeta come profeta avrà la ricompensa, chi accoglie un giusto come un giusto avrà la ricompensa. Cioè, della serie, non perderete la vostra ricompensa per niente, sarò io la vostra ricompensa. È come bussare alla porta della nostra fede e dire: che fede hai? Quanto la tua fede ti porta a esporti per Dio? Quanto la tua fede ti porta a prendere posizione per Lui? Ecco, Gesù un pochino fa questo ragionamento alla fine e fa comprendere che essere Suoi discepoli, essere Suoi inviati, dipenderà molto dall'inclinazione della fede che, e quindi dell'intensità, della profondità della fede che i discepoli avranno verso di Lui. Ecco perché possiamo dire che la vita cristiana è una vita di fede, ma nello stesso tempo possiamo dire che è anche una vita nello spirito, perché animata, senza l'azione dello spirito, diciamo noi, con le nostre forze, andremo poco lontano. Però è un interrogativo interessante. Fa parte del pacchetto iniziale. Gesù chiede una presa di posizione chiara e netta e fa comprendere che da questa presa di posizione si ha ovviamente anche una visione differente delle cose. Ho finito, vi do appuntamento a domani. Grazie.